Va bene, mi alzo. Ma guarda che io mi vedo molto in linea con Thanos. E anche il 50%, io eliminerei il 75% della popolazione. Credimi che la maggior parte dei problemi sarebbero risolti. Io sai chi eliminerei? Tink. Sì. Metti il Don't Masturba. Ho visto. Questa cosa è abbastanza inquietante. È l'aereo che sta cadendo, come quello che prenderemo domani. Sperando che cada. A sto giro ho fatto cacarissimo. Sì? Sì. Cioè, proprio buona, guarda quante le mangiate. Sergio è andato a cacare. Sergio? Fare il physique. Ho fatto una colazione senza senso, porca puttana, ho mangiato davvero anche l'anima, porca vacca. Infatti sto a pezzi. In questi giorni abbiamo bevuto un sacco di birra e mangiato un sacco di hamburger e basta. Non ho mangiato altro se non birra e hamburger. Adesso andiamo nel centro di Praga, siamo circa un'oretta, no, 40 minuti di mezzi al centro di Praga. Andiamo e ci manca da visitare tutta la parte del ghetto ebraico. Il resto l'abbiamo visitata praticamente tutta, siamo qua già da 2 giorni, quindi abbiamo visto, sì, praticamente tutto. Manca tutta quella parte lì, quindi volevamo vedere il cimitero ebraico. E poi dopo, nel pomeriggio, se Dio vuole, ci spariamo un bel allenamento. Magari qualcosa di diverso, giusto per cambiare un po', se troviamo un parchetto, insomma, un po' di cosine. Adesso finisco di prepararmi, denti, non denti, mi lavo, e poi andiamo. Abbiamo dimenticato la chiave. Ci volano gli aerei sopra la testa. Speriamo ci cadano sopra la testa. Siamo usciti dalla metro, adesso imposto la modalità Cristoforo Colombo. Venite a Praga, pieno di fighe qua. Bene, sono le... Che ore sono? Sono le 15:40, ho ripreso poco e niente, ma perché eravamo occupati. Micchia, oh, guarda quante volanti tra polizia e ambulanze passano. Praga, città dei teppisti. No, Praga, città della fica. Ah, sì, scusa. Sì, Sergio ultimamente è parecchio allupato. Cioè, ultimamente, sti 2 giorni. Comunque, allora, vi spiego un attimo cosa abbiamo fatto. Questa mattina abbiamo visitato tutta la parte ebraica che ci mancava, quindi abbiamo fatto un giro di tutti i musei. E oggi pomeriggio, invece, siamo andati al castello di Praga e abbiamo ultimato praticamente tutto quello che dovevamo fare. Tra l'altro, la visita ai musei, lì alle sinagoghe e tutto, per me è stato particolarmente toccante. Specialmente quella in cui ci sono i nomi delle 80.000 persone vittime dell'olocausto. Infatti, cazzo, mi stava venendo troppo da piangere, porca miseria. Adesso ci alleniamo un po', facciamo due skillazze. Tu cosa fai? Ti alleni? Io? Sì. Io accompagno. Quindi mi accompagni, quindi fai il mio allenamento? Cazzo, io devo fare il mio allenamento. Ah, ok, cosa fai? C'ho l'allenamento di accompagnamento. Quindi? Basi. Ok.
fai basi. Io invece oggi provo un allenamento di skill dopo... Quanto tempo è? Saranno 2 anni e mezzo quasi che non faccio una skill, che non alleno nemmeno una skill. Allora ho detto vabbè dai, proviamo a distanza di 2 anni e con un buon 10 kg in più vediamo cosa salta fuori. Farò 10 minuti di verticalozze così a caso per riprendere un po' il tiro. Poi faccio 3 serie per ciascun esercizio perché non sono proprio in formissima per quanto riguarda le skill, abbiamo mangiato un macello. Faccio 3 serie di magari il sit to planche, lavoro leggero leggero per riprendere un attimo il tiro. 3 serie di front dinamico, magari dei pulls a braccia tese. Poi magari l'in push up e front pull up e poi 2 lavori sulle basi. E boh, adesso collassiamo malissimo qua sul prato peggiore che ci sia a Praga e poi andiamo ad allenarci. Vi aspetto. Cosa ne pensi di questo parchetto? Fateli peggio pagando. Sì, diciamo che devo fare le skill oltre con 10 kg in più anche con le scarpe, raga. Le scarpe sono almeno 2 kg in più per gamba. Pazzesco. Vabbè, adesso parto con le verticali, non mi scaldo neanche. Porca vacca raga, sento i polsi esplodere, sento proprio che si staccano cazzo. Un chilo? Io ne avrò presi 3. Pesa. La Nutella che hai mangiato stamattina non so come ti regge così. Per via del diabete. La schiena è abbastanza luminosa. Sincero? No. No, dai, non ti. No, guarda poi il video per rivedere come vai. Puoi spiegarmi per favore cosa stai facendo? Perché si vede che fai cose a caso tipo dietro nello sfondo, non si capisce niente. Vai tranquillo, seguitemi su Instagram se volete vedere il risultato. No, scherzo. Ma sì. No, vabbè, comunque sto facendo il Barbarian Requirement spezzato, però protratto per più set. Faccio 15 serie di Barbarian Requirement spezzato. Ok, qual è lo scopo? Fare il Barbarian Requirement. Ok, perfetto. Allora, io ho fatto i primi 10 minuti di verticale ed è stata abbastanza una tortura, però verso la fine iniziavo già a percepire meglio il movimento. Non vi ho messo chissà quale set perché sennò minchia viene un video lunghissimo. Adesso faccio un po' di planche, faccio il sit to tuck planche. Faccio 3 serie, non lo so, adesso guardo. Guardo in base a come sono, come mi sento, se sono pesante oppure no, cosa molto probabile. Sei troppo grosso per fare queste cose, uomo. Cioè, fai schifo. Faccio un EMOM serie da 1-10 minuti. Ah, sì, ci sta. Perfetto. Un sacco di volume. Vai. Con le tue spalle da una ripetizione. Faccio un EMOM. Ho deciso, faccio un EMOM. 10 minuti.
il sit to planche, transizione più lenta, fermo di 2 secondi sia nel sit che in planche. E via, e va bene così, niente di troppo impegnativo, suppongo, spero. Comunque questo mi sa molto di parchetto super street workout, un po' perché siamo nell'ex URSS e un po' perché non c'è un cazzo. Sì, qua si sono allenati i veri campioni. Sì. Non come voi fighetti che vi allenate in palestra. Con i bilancieri apposta, lo so. Come Ruslan Saibov, di arroganza. Era una merda. No, ci stava lì. Sulle spalle lo sento, poi a mia discolpa sono 3 giorni che mangiamo birra e hamburger. Adesso passo al front, faccio front lever pulse, stessa metodica, emo one leg in straddle. E faccio serie da 1, magari col fermo di 2 secondi, sia all'arrivo che in discesa. Ho finito la prima parte di skill, dinamiche, per poca roba, in realtà ho anche perso il conto nel front, anche perché era un lavoro abbastanza leggero. Adesso mi faccio 2 lavori in iso, magari faccio una planche lean, un 3 per 12 secondi circa e un 3 per 12 anche di advanced stock front lever. Faccio prima uno per poi l'altro, non in superset, comunque lavori leggeri, nel senso ci sto dietro alla grande, non voglio farmi male uno in vacanza, è giusto una roba così per fare. Ho fatto tutta la parte di iso, chiusa agevolmente, anche perché la planche lean non mi sono sbilanciato tanto. Pronti in advanced stack, meno male ce l'ho, quindi alla grande. Adesso mi faccio magari un 20 RT, 20 o 30 RT, adesso vedo, di instant push up al muro, se trovo un muro, e muscle up. Ok raga, ho finito. Anche Sergio ha finito, è abbastanza soddisfatto in teoria. Comunque alla fine, anziché fare muscle up e deadlift push up, ho fatto pull e push, cioè pull up e push up. Easy, perché non ne avevo voglia, sinceramente. Ho fatto 10 round da 5 pull più 10 push in superset. Che dire, le skill mi fanno schifo, sono contento di averle lasciate, mentre un pelino mi manca la parte un po' più voluminosa. Per certi versi è divertente la parte di endurance. La parte di endurance? Sì. Non capisci di dover fare endurance fino a quando non lo fai. No, beh, non lo farò mai, sia ben chiaro, però ogni tanto qualche lavoro sulle alte rep è soddisfacente, gratificante, ecco. Vabbè, detto ciò ragazzi, io non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate tutte le campanelle ovviamente se siete interessati ad un percorso di street lifting con una cura a 360 gradi di tutto quello che è l'atleta, compreso tutta una parte di mobilità. Contattatemi in direct su Instagram o via mail, trovate tutti i link qua sotto in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.